Il Corriere Fiorentino dedica ad Arezzo un inserto che parla proprio della città etrusca e di tutte le sue caratteristiche, comprese anche le quattro vallate. Ed in Sala dei Grandi della provincia di Arezzo si discute anche del futuro di questa terra. La ripartenza passa dalle eccellenze. Uscire da 10 anni di crisi affidandosi al turismo e all'agricoltura è il binario sul quale deve viaggiare la città di Arezzo. Se ne è parlato in un incontro promosso dal Corriere Fiorentino e ospitato dalla Sala dei Grandi della provincia di Arezzo. Secondo noi la Toscana cresce tutta insieme oppure cresce meno di quanto potrebbe, perché le identità sono preziose, vanno sviluppate, non vanno sacrificate, ma l'identità può convivere con una visione d'insieme dello sviluppo delle diverse realtà regionali, che penso sia un fattore positivo per tutti. Per parte nostra, come Estra, come grandi aziende di origine pubblica, vogliamo portare un nostro contributo e in questo caso favorendo il nostro progetto di multi-utility del territorio, capace di attivare tutte quelle efficienze, quelle sinergie per far costare meno le bollette e dare servizi di maggiore qualità, esprimendo una governance pubblica e territoriale. Devo dire che la nostra provincia, nonostante le difficoltà economiche che tiene, altre aziende, sono state citate anche a livello nazionale in questi giorni, hanno creato nuovi stabilimenti proprio nella nostra provincia, proprio perché il settore della moda, oltre a quello orafo, sono i settori che tirano di più, che nonostante le difficoltà riescono ad andare avanti. Quindi un'opportunità di crescere ancora nel nostro territorio, di cui dobbiamo essere particolarmente orgogliosi.